Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale, eccoci qui di nuovo con Formula 1 2022. Come vedete siamo a San Paolo, signori, si va in Brasile. Partiamo già direttamente così perché in questo weekend, come ben sapete, c'è anche la Sprint Race. Quindi adesso ci andiamo a fare il giro di qualifica, poi Sprint Race e domani si va con il Gran Premio. Ultime due tappe del Mondiale, Gran Premio importantissimo perché se riusciamo a far bene si potrebbe agguantare il mondiale qui, altrimenti insomma bisogna stare attenti a Giorgione Russell che potrebbe recuperare ancora punti. Attenzione, li abbiamo persi un pochino. Tra l'altro le prove libere erano anche sul bagnato, quindi insomma un po'. Un po' di insicurezza durante le prove. Tra l'altro le McLaren hanno recuperato tantissimo terreno a livello prestazionale. Lunghissimi qui, lunghissimi. Maledizione. Abbiamo fatto un errore in quella curva che ci è costato qualche decimo. Attenzione perché lì davanti Norris si va a prendere la pole position. E da quanto non si prende la pole Russell, signori? Poi ragazzi, come detto, valutiamo anche per la prossima stagione. Valutiamo cosa ci potrebbe stare, se è una stagione di My Team, qualcos'altro, non lo so. Norris, Perez. Pure Perez però, eh. Le qualifiche si chiudono qui, ma il bello deve ancora venire. Appuntamento domani con lo spettacolo del Gran Premio. Attenzione perché seconda fila con la sportiveggiante Russell e noi lì di lato. Perez naturalmente è il nostro rivale, quindi bustato a pressione, si prende la seconda posizione. Norris sta macinando tantissimo, ma come detto a livello di prestazioni al momento la McLaren è lì lì con la sportiveggiante, quindi si sta ricompattando il tutto. Prove libere 2 non ci interessano, anche se ci sta. Andiamo con la Sprint Race direttamente. Signori, voi mi raccomando, come sempre, lasciate like e condividete per supportare serie e canale, commentino tecnico-tattico. E valutiamo, come detto, anche per la prossima stagione se fare una carriera pilota, se fare un'altra stagione senza, cioè andando, cercando di livellare tutti i team magari, in modo tale da avere un campionato bello teso. Vediamo, valutiamo. Lo vediamo anche con il tempo prima dell'uscita del prossimo Formula 1. Che partirà secondo. Per quanto riguarda il resto della griglia, Russell, lo scienziato. Vabbè, abbiamo visto, diciamo, la Verstappen, Tsunoda, Gasly, Leclerc e Lewis Hamilton. Fernando Alonso, Stroll, Alexander Albon e Ocon, Zhou, Oscar Piastri, Nicolas Latifi e Felipe Drugovic, Schwarzman, Mick Schumacher, Magnussen e Daniel Tictum. Dai, signori, pronti per questa Sprint Race, pochi giri ma tesissimi. Andiamo a togliere benza che è qua. Consumiamo un po' di più, però so pochi giri. Pronti per il giro di formazione. Lì davanti Lando Norris che sta macinando tantissimo. Noi abbiamo davanti il nostro compagno di scuderia, nonché contendente al titolo mondiale. Appena poi davanti in prima fila abbiamo il nostro rivale Sergio Perez, che questi quando li selezioni come rivali subito spingono. I capi delle scuderie sperano che le strategie messe a punto ripaghino oggi, ma la vera domanda in questo caso la strategia non c'è, però la strategia giusta e quale avrà sbagliato terribilmente. Le strategie le vediamo domani, adesso c'è poco da organizzarsi a livello di strategia di gara.
Sì, che poi mi sono impallato, non so perché ogni volta dicevo l'ultima gara in Qatar, a Abu Dhabi. Vabbè, lasciate fare, c'è una certa. Attenzione. In realtà non siamo toccati con qualcun altro, ma vabbè. Stanno partenze proprio manco per sbaglio, eh. Attenzione perché Perez si è andato a prendere la prima posizione, mentre Russell è rimasto in terza piazza. Cerchiamo di non perderli. Gruppone compatto. Soprattutto perché oggi qualche punticino in palio c'è, ma soprattutto si deciderà poi la partenza era okay. La griglia di partenza di domani. Ma che qua siamo ripartiti a cannone. Attenzione, Max non ci lascia granché di spazio. Andiamo a staccare di potenza. Ho fatto una traiettoria un po' così, però con dovendo tenere l'interno. Cerchiamo di avvicinarci a George. Dobbiamo cercare di ottimizzare. Il top sarebbe accaparrarsi il mondiale in questa gara, perché abbiamo carburante a sufficienza per altri 4 giri. L'ultimo gran premio, insomma, è un po' stronzetto come circuito. Dio, non che questo sia facile, però l'altro è ancora più complicato. Siamo usciti bene. Comunque compatto il gruppo qui davanti con Perez che spinge. Noi sfruttiamo la scia di George. Da questo giro potrai usare il DRS. Ricorda però che è consentito solo nelle zone DRS e quando sei a meno di un secondo dall'auto davanti a te. Qui non eravamo abbastanza vicini per provare l'attacco. Qui lo possiamo usare tutti il DRS, quindi poco cambia. Dai, dai. E poi per la prossima stagione, ragazzi, vediamo. Non lo so, ancora non ho deciso il da farsi. Decideremo se, come detto, con queste prestazioni poi dipenderà se cambierà il regolamento. Adesso, come detto, pian pianino hanno risalito la classifica prestazionale, prima da tutti a McLaren, ma anche Mercedes. Però è tosta perché spingono tutti qua, eh. Attenzione lì davanti. Norris prova l'attacco a Perez. Questo potrebbe scombinare un po' i piani, perché si sono messi affiancati l'uno all'altro. Infatti Russell si è avvicinato, noi in realtà no, che se stanno un pochino rallentando, forse Perez, giustamente non usando il DRS, è un po' più in difficoltà, anche se magari la velocità della Mercedes è più alta di quella della McLaren. Devi stare calmo, lo stavo accumulando un pochino, così almeno possiamo spingere tantissimo adesso, anche se, insomma,
Abbiamo... la parola. E carburante siamo pelo pelo, mentre c'è stato un saltino. Una laggata mi ha tirato, non so se il gioco, la registrazione, entrambi, beh, immagino, perché il gioco io ho visto che... Però ci siamo ancora. Occhio la benza, ma... è tosta, perché comunque vanno forti tutti. Qua possiamo spingere, poi anche se la benza rimane un po' meno, vedremo nel finale. Siamo molto vicini. Sei all'ultimo giro. Niente, ho provato a tirarla, ma improponibile lì provare a superare, o meglio, no, improponibile, ma attenzione Norris, mamma mia, passa all'esterno di Perez, bellissimo l'assalto di Norris. Porco due. Mamma mia, sto cazzo. La miglioria ai freni è la merda, signori. Porco due. Non riesci più a gestirli. Non riesci più a gestirli. Meno male che ne abbiamo fatta solo una di miglioria, perché è millimetrica la cosa. Nonostante io vada a diminuire la pressione dei freni, ma basta che vuoi fare una staccatina un po' più prepotente. Mi sa che ci ha fregato pure Vettel. Vettel, vaffanculo Verstappen. Sì. Sono fatti fregare pure da Verstappen. Là lo sbattevo fuori, ma uno l'altro stava lì. Signori, qua guarda la che bucio di culo, Max. E gli inseguitori. E con quel risultato la giovane che merda in cima alla classifica. È stata un'avventura unica per uno dei team che fino a poco tempo fa era sottovalutato da tutti. Ora sono campioni, signori, del mondo di Formula 50... 1. No, ancora 52 punti ci sono in palio. Decisa per la gara di domani. Meno 29 George. Per non perdervi domani ce la giochiamo, signori, però dovevamo provare, ma andando a staccare un pochino più in là e frenando proprio un millimetro di più si sono bloccate le gomme, niente. E questo è quanto, signori. Noi, allora, ci vediamo domani con la gara che sarà ancora più tesa, perché avremo anche quello stronzo di Verstappen che al finale lo sbattevo contro il muro, però abbiamo lasciato, perché se no là rischiavamo di girarci tutti e due, perché erano in due, quindi era un po' più complicata. Ragazzi, ci vediamo domani, non mancate, mi raccomando, come sempre, fatemi sapere la vostra, seguitemi sull'altro sito per le live, Instagram, e ci vediamo anche sul secondo canale con altre seriozze e cose. Date un occhio qui e lì. Alla prossima, saluto a tutti da Quel Taleale.